5 libri che si leggono in un pomeriggio, 5 libri che si leggono nel giro di un viaggio in autobus, 5 libri che... Sigla! Siccome qua sul canale vi parlo spesso di libricini molto piccoli, che sono quelli che io in assoluto preferisco probabilmente, ho pensato di portarvi la mia top 5 o comunque di consigliarvi 5 libri abbastanza piccoli, abbastanza agili da leggere tutti in un fiato, che come vi ho detto si possono leggere in un viaggio in autobus, in un pomeriggio dove non si ha niente da fare, stare al caldo a bersi qualcosa di gradevole e leggere un bel libro e così via. Quindi 5 libri abbastanza sottili ma veramente bellissimi. Cominciamo. È come sbagliarsi, il primo di cui vi parlo è un romanzo giallo, ma non un giallo qualunque, un giallo di Leonardo Sciascia, un autore che ancora non ho portato qua sul canale ma che sicuramente vi porterò, ed è Una storia semplice. Una storia semplice è un romanzo che se voi lo leggerete, guardate, chiaramente adesso ve li farò vedere, ma sono veramente romanzi che si leggono in un'ora, è un racconto, questo sono dei racconti, probabilmente sono una sessantina di pagine, questo di Sciascia. È un romanzo nel quale troverete tantissimi elementi che rimandano a Camilleri, ovvero i Camilleri che si rifà a Sciascia. E se siete dei lettori di Camilleri apprezzerete questo tipo di, non di meccanismo giallo, ma proprio di utilizzo degli elementi della storia gialla, che è quello che fa Camilleri e che sicuramente è una lezione che ha imparato da Sciascia, che è uno dei suoi maestri. Qua la storia è molto semplice, infatti il titolo è Una storia semplice. È stato rubato un quadro di altissimo valore e ci sono dei poliziotti che indagano per capire cosa sia successo. A uno dei finali più amari, più tristi, più disturbanti probabilmente di qualsiasi romanzo giallo o noir abbiate letto, e veramente c'è un film che mi sembra che si chiami Il commissario Pepe con Ugo Tognazzi, che ha un finale che mi ha ricordato molto questa chiusura di questo romanzo. In ogni caso vi consiglio quel film con Tognazzi assolutamente, ma vi straconsiglio la lettura di questo racconto di Sciascia. È un libro che si legge veramente rapidamente, può essere la porta d'ingresso alla meraviglia che è la scrittura di Sciascia, quindi non perdetevi Una storia semplice. E passiamo al secondo libro che si legge in brevissimo tempo. Di questo ve ne ho già parlato, ed è uno dei miei libri della vita, assolutamente. Tutte le volte che lo rileggo ci trovo le stesse emozioni, ci trovo domande a cui do di volta in volta delle risposte diverse o a cui non so dare risposta, ma è comunque un libro che è un'elegia, è quasi una poesia in forma di prosa, è qualcosa di meraviglioso, una delle storie più belle mai raccontate, secondo me, nella letteratura moderna, ed è La leggenda del santo bevitore di Josef Roth. Ve ne ho parlato, il link è qui sopra. Non perdetevi per nessun motivo questo racconto meraviglioso. Anche questo è un Adelphi della piccola biblioteca Adelphi. Non perdetelo per nessun motivo al mondo. Se volete saperne di più, guardatevi il video, vi ho messo il link, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Ma La leggenda del santo bevitore non è un libro che vi cambierà la vita, ma è un libro che vi aggiungerà qualcosa nella vita. Ancora, dalla famosa piccola biblioteca Adelphi, un libro di cui vi ho già parlato anche in questo caso, ero in dubbio se portarvene un altro dello stesso autore, lo stesso, un libro abbastanza corto, ma ho preferito parlarvi di questo perché il tema trattato, secondo me, è un po' meno di nicchia, è molto profondo, sviscera moltissime domande, fa ragionare tantissimo in modo attraverso un'ironia molto, non so come dire, molto amara in certi casi, attraverso un sarcasmo, attraverso anche un gioco dell'assurdo che è semplicemente La Panne di Friedrich Dürrenmatt. Un libro meraviglioso, un libro che anche questo ho riletto più volte e ogni volta è un'emozione ancora più grande della volta precedente. Non so come descriverlo, vi consiglio chiaramente di guardare il video, ma in questo libro c'è così tanto, io forse non mi sono dilungato in quel video, forse ho perso un'occasione, poteva essere un video molto più lungo, con molte più letture, sviscerando molti più aspetti di questo libricino brevissimo, non so anche io quante sono queste pagine, una novantina di pagine, anche questo fa parte dei racconti di Dürrenmatt, ma che essendo talmente bello, essendo talmente importante come racconto, non solo per il tema, ma anche come viene trattato, per l'idea innovativa dal punto di vista narrativo, ha avuto la dignità e l'orgoglio di essere pubblicato separatamente
in una storia a parte. Il secondo libro in cui questo rinizia è La morte della pizia, sempre di Durremat, di cui vi parlerò certamente, perché anche quello è un altro libro con cui mi sono inchiodato per un periodo molto lungo della mia vita, che ho letto, riletto ed è bellissimo. Ma comunque oggi il libro che vi consiglio è questo, La Pan di Durremat. Non perdetevelo, non è un giallo, non è un noir, ma è un giallo, è un noir, è un romanzo con così tanto dentro in così poche pagine che quel genio di Durremat sicuramente non vi deluderà. Ancora un romanzo di cui vi ho parlato, o meglio un racconto di cui vi ho parlato, e non è un caso se vi sto mettendo qua, perché io sto dando il via, sto dando la precedenza ai romanzi, ai racconti, comunque ai libri che ho amato di più in vita mia o quelli che ritengo degni di essere portati su un canale che parla di un certo tipo di libri. Molti non saranno d'accordo su queste mie scelte, io sono chiaramente consapevole di questo, i gusti sono gusti, io ancora non so dare un peso vero, cioè non so dare un'importanza storica, un'importanza all'interno della letteratura di quest'autore e del suo corpus, ma è un autore che mi ha dato tantissimo, che continua a darmi tantissimo e che amo al di là di quello che uno possa pensare. E quest'autore è Alessandro Baricco e il suo Novecento. In realtà Novecento è nato come un monologo, quindi un testo da recitare in teatro per Vacis e, come vi ho detto, un attore che è Eugenio Allegri. Ma sentite cosa dice lo stesso Baricco nell'introduzione. Adesso che lo vedo in forma di libro, mi sembra piuttosto un testo che stia in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce. Questo è un racconto, Novecento è un racconto fantastico nel vero senso del termine, appartiene alla letteratura fantastica, è un racconto che ha degli elementi meravigliosi. Io ve ne ho già parlato, recuperatevi il video qua sopra. È un libro che ho letto non so più quante volte, un libro che amo tantissimo. L'ho letto da ragazzino, da adolescente, probabilmente ero ai primissimi anni dell'università, cosa avevo, 19 anni, forse l'ho letto addirittura prima. È un libro che continuo a leggere adesso, a 45-46 anni, e che continua a emozionarmi nello stesso modo. Quindi per me, alcuni, non tutti, ma alcuni libri di Baricco, per me, per come la vedo io, sono parte della letteratura, o spero che entreranno a far parte della letteratura italiana. Ma questo Novecento di Alessandro Baricco per me è la porta d'ingresso alla scrittura di Baricco. Se amate questo suo stile un po' particolare, che non tutti amano, molto legato all'estetica più che un messaggio da comunicare, molto estetico, allora Novecento è la porta d'ingresso perfetta per i libri di Alessandro Baricco. E adesso ci spostiamo nel 411 avanti Cristo, nel Peloponneso ad Atene, e vi propongo questo libro che è La Lisistrata di Aristofane. Sembra che sia un libro abbastanza corposo, in realtà, che non si legge in una sera, ma contate che un terzo circa del libro è occupato chiaramente dall'analisi, dall'introduzione, da quello che giustamente si deve fare quando si ha tra le mani o quando si pubblica un libro di questa portata, cioè un'opera assoluta della letteratura di tutti i tempi. Aristofane è un commediografo, sapete, io non vi voglio impallare con Aristofane, ma questo libro, che sembra molto grosso, in realtà sono 120 pagine di testo con testo a fronte in greco antico, per cui di lettura sono 60 pagine. Queste 60 pagine, molto spesso, per metà, sono occupate dalle note relative al testo, agli significati, ai rimandi, come in tutti i libri che sono di questo tipo. Ma non fatevi ingannare dal nome greco, dal fatto che sia stato pubblicato 2500 anni fa, non fatevi ingannare da niente di tutto questo, perché Aristofane ha una scrittura, e questa traduzione secondo me aiuta molto, tradotto da Guido Paduano, aiuta molto perché usa dei termini molto moderni. È un libro che si legge in una sera, La Lisistrata di Aristofane. Il nome Lisistrata vuol dire semplicemente colei che rompe gli eserciti, perché Lisistrata, c'è la guerra del Peloponneso nel 411 a.C., gli uomini sono tutti in guerra dopo la terribile spedizione in Sicilia, eccetera. Gli uomini sono tutti in guerra e quindi le donne atenesi sono là da sole, hanno bisogno dei loro uomini perché hanno fisicamente bisogno, vogliono fare l'amore, vogliono stare con i loro uomini. E loro sono in guerra, stanno morendo, stanno lontane. Allora Lisistrata riunisce alcune donne sull'Acropoli e dice: qua bisogna darsi una mossa, questa guerra deve finire, non ne posso più, voglio andare a letto con mio marito. Quindi da oggi sciopero, nessuna ci può più toccare, questa guerra deve finire, da oggi cintura di castità, doppia mandata, non ci possono più toccare, non ci avranno in nessun modo finché questa stupida guerra non finisce. E questa è, a parte un'idea geniale, lo sciopero della figa, no? Mi capite? Cioè, un'idea boom, di quelle che proprio
che sembra una cosa scritta da un ragazzino ai banchi di scuola delle medie e delle superiori, ma è di un'efficacia tremenda, perché in questo libro, come tutti i classici, non è solo questo, ci sono tantissimi livelli, c'è una critica alla demagogia, c'è una critica a un certo modo di vedere la politica, un certo tipo di interessi, è un libro molto più complesso, ma è detto in una forma in cui io veramente ci ho messo... Mi dovevo fermare perché mi faceva proprio ridere, ha un linguaggio, un tipo di arguzia, queste donne che parlano, che tu ti aspetti che le donne dell'antica Grecia parlassero tipo, non lo so, come ce le fanno vedere in questi peplum, tutte truccate, tutte signorine messe lì che hanno questo modo di parlare con la bocca tutta atteggiata, annunciatrici del TG1, e in realtà sono delle sboccacciate, parlano di cose sessuali in modo volgarissimo, è un libro divertentissimo e di una profondità esagerata, sono 60 pagine un racconto, e dovete leggerlo in un momento come questo dove si parla sicuramente della guerra in Ucraina oggi, ma ci sono guerre in tutto il mondo. Questo è un libro, prima ancora che divertente, prima ancora di critica sociale, di critica sulle istituzioni che si comportano in un certo modo, è un libro di critica contro la guerra. Un libro fortissimo di critica contro la guerra. Io vi ho parlato, per come forse il nostro senso moderno, vi ho parlato di Vonnegut, di Mattatoio numero 5, dove viene preso a manifesto di un certo tipo di pacifismo. Ecco, se io dovessi dire un libro dove spiegano nel modo più efficace possibile perché non si deve fare la guerra e come evitare che le persone facciano la guerra, leggete La Lisistrata di Aristofane, un capolavoro senza tempo di cui vi parlerò in un prossimo video, lo devo girare, me lo devo rileggere per averlo bello fresco, ma è un libro non solo bellissimo, non solo profondissimo, ma che vi farà ridere a crepapelle. Insomma, per oggi è tutto, questi 5 libri da leggere in un pomeriggio, spero che qualcuno di questi lo leggerete, se siete incuriosi guardate i video in cui ho parlato di alcuni di questi libri e vi ho messo il link qua sopra, li trovate in descrizione. Anche per oggi è tutto, alla prossima!